tutta una questione di percentuali. L'azienda sostiene di avere raggiunto l'80% del completamento della maxi opera da 1.200 milioni di euro e sulla base di questo vuole avviare il licenziamento di 200 operai. I primi 75 licenziamenti dovrebbero partire tra luglio e settembre, altri 125 invece a ottobre. I sindacati però ritengono che la decisione dell'azienda non sia adeguatamente motivata. I licenziamenti devono essere supportati da degli elementi tecnici, cioè io consegno una linea e mi servono tot persone, ne riduco di un numero perché poi dovrò impegnarmi a fare un altro tipo di lavorazione. Ad oggi l'azienda non ci ha fatto avere questi elementi. Se questo lavoro ancora c'è, minimo è il 60% di lavoro, non l'85%. Vogliamo le scuse delle persone che hanno detto che è l'82%, 84%. Già a ottobre la SIS aveva annunciato di voler avviare le procedure, c'era stato però un incontro con il ministro Del Rio. A inizio dell'anno l'azienda però era di nuovo tornata alla carica. Io dico all'azienda di ritornare sui suoi passi e di risederci e vedere di trovare un accordo più congruo, e di metterci d'accordo e finire l'opera tutti assieme. Ci andiamo a casa come è giusto che poi sia finito il lavoro per tutti, però il lavoro c'è per tutti. E intanto domani si terrà un incontro che potrebbe servire a dare delle prime risposte ai lavoratori. Chiederemo all'azienda delle risposte certe e concrete su come voglia muoversi nel programma della definizione delle opere e ovviamente per conseguenza nella riduzione del numero delle maestranze.